questo ritmo è quello su cui gli uomini, ma soprattutto le signore, possono mostrare tutta la loro carica sensuale. Lo so che siete comodi e siete un sobrio pubblico per la presentazione di un libro, ma sappiamo che la sapete lunga e sappiamo che la carica sensuale di questo pezzo arriverà anche a voi. Thank you.
Allora, Anita. Sì. Allora. Allora, soltanto alcune, diciamo così, informazioni, perché... Allora, Anilda è... Sei nata a Verona, hai studiato letteratura, che è una bella cosa, è una delle più belle cose, insomma. Sarà che anche io ho studiato letteratura e quindi per questo a Tirana. E dopo alcuni anni cominci però a viaggiare, cioè dopo la laurea, insomma adesso non la facciamo lunga, però cominci a viaggiare in Europa trasferendoti in Svizzera e poi in Italia, dove tuttora vivi con la tua famiglia. Ti occupi di diritti umani non più. No, personalmente sì, ma non come lavoro. Non come lavoro. E naturalmente io ho letto, diciamo, molte, come devo dire, interviste, hai veramente così su ogni argomento del quale parli. C'è una motivazione, diciamo, di fondo che ti ricollega un po' anche alla tua terra e al tuo modo di vedere. Allora, scrive il suo primo romanzo, Rosso come una sposa, mostrando una innegabile padronanza della lingua, anche una grande capacità di usarla per scrivere con estrema sensibilità. Il leitmotiv presente nelle altre opere, sono tutte pubblicate da Einaudi, L'amore e gli stracci del tempo, di cui sono stati opzionati Non c'è dolcezza, ed ora Il tuo nome è una promessa, che è questo il libro che questa sera Anilda presenta. Allora, come vedi, ho detto pochissimo. Sì, insomma, ti conoscono già. Allora, invece, quali sono le tue suggestioni che hai letto il libro? Quindi mi devi accompagnare in questo percorso, in questo viaggio fantastico verso l'Albania e verso Anilda. Beh, io non vedevo l'ora di incontrarla, Anilda, dopo aver letto il suo libro, perché ha attraversato gli argomenti come quelli dell'accoglienza, della migrazione forzata, dell'incontro tra culture diverse, anche della guerra, dell'olocausto, della dittatura, e l'ha fatto ricorrendo ad una sintesi che è all'umiltà di lasciar parlare i fatti. Io questa cosa da musicista l'ho apprezzata, perché immagino tutto il lavoro di sintesi e per evitare di abbandonarsi alle riflessioni, anche lo sforzo di evitare la riflessione, di lasciar parlare i fatti. Io vorrei partire anche prima di tutto dai complimenti per questo lavoro, che si vede è stato un lavoro proprio di scultura. Immagino a quante pagine hai dovuto rinunciare per arrivare alla stesura definitiva, proprio per asciugarlo e lasciar parlare direttamente i personaggi e i fatti con i lettori. Volevo chiederti però, qual è stato l'incontro con quali sono state le persone o i documenti che ti hanno ispirato, ti hanno deciso a scegliere questa storia da raccontare? Si sente da questo microfono, forse uso questo, sì, decisamente meglio, già mi sento. Allora, questo doveva essere, no, innanzitutto no, grazie di essere qui e di dedicarmi il vostro tempo, la cosa più importante che dico in ogni mio incontro, al di là del fatto che leggerete o avete letto i miei libri, questo è indifferente, ma il fatto che state qui vuol dire che parte del vostro tempo la state donando a voi, a noi in questo momento, quindi grazie. Questo doveva essere il secondo romanzo, e dopo Rosso come una sposa avevo scoperto questa storia, una storia che è una mostra fotografica, e avevo pensato che io non sapevo l'esistenza, pur essendo
la storia era un argomento molto serio, no? Come in tutte le dittature, no? In tutti i posti dove si insegna la storia con la S maiuscola, però è vero anche che la storia viene scritta dai vincitori di solito. E quindi mi lasciava molto perplessa, dicevo che è una storia, quasi 3.000 sono, il numero esatto alla fine sono numeri, non ha tanta importanza, però sono dai 2-3.000, non c'è un numero, le cifre sono queste, anche in tutti gli archivi dello Stato, sia in Italia che a Tirana, che io ho fatto queste ricerche, non sono riuscita a avere il numero esatto degli ebrei salvati. E mi sono domandata per anni come è possibile che io non sapessi questa storia, come i miei insegnanti di storia nessuno mi avesse parlato, nessun libro, nessuna rivista, nessun materiale ufficiale, ufficioso, eccetera. E ho capito poi che è ovvio che poi un dittatore fa fatica a far riconoscere un fatto così importante, no? Un fatto così, rendere merito, rendere onore, dare il merito a un re, soprattutto un re scappato, un re che ha tradito il suo paese non morendo sul trono. E in questo siamo molto vicini, perché anche l'Italia ne sa qualcosa di re che vanno via e non muoiono sul trono come dovrebbe morire un re che si rispetti. Quindi per farla breve, il secondo romanzo è stato L'amore di stracci del tempo, poi doveva essere il terzo, arriviamo al terzo, parte il titolo, il contratto, tutto con la casa editrice. E il terzo romanzo coincide con la mia terza gravidanza, il mio terzo bambino, e mentre scrivevo il libro mi sono resa conto che nato non c'è dolcezza, infatti in quel romanzo si sente proprio l'odore del latte materno, dico io. E quindi viene pubblicato al momento che il bambino aveva verso i 6 mesi. Non ce l'ho fatta proprio, mi serviva il tempo soprattutto per fare delle riprese. Ho avuto tanto tempo, perché dal terzo al quarto sono quasi 4 anni che io non uscivo con un romanzo, che poi è anche molto fastidioso, no? Perché tutti i colleghi, le persone, i giornalisti, le interviste mi dicono: ah, sei ritornata! Dico, ma in verità non ero mai partita da nessuna parte, stavo un attimino scrivendo, cioè ormai abituati con un'era così moderna, con un mondo così veloce che brucia tutto, che consuma tutto, no? È come se fosse doveroso che uno scrittore dovrebbe uscire ogni anno o ogni 6 mesi, no? Con qualcosa di nuovo, no? Io a volte mi chiedo, senza sparare poi sul lavoro altrui, perché non è nel mio stile, dico: cavolo, ma li scrivono sul cellulare? Perché io ci ho messo davvero ma tanto per fare queste ricerche, e sono molto meticolosa, molto informata, vorrei tanto che il lettore percepisse e sentisse il fatto che io conosco, so di cosa sto parlando, no? E il lettore lo sente a volte. Cioè, ho trovato persino i biglietti dei treni, no? Dove le coincidenze, magari durante l'editing questa parte non si sente, perché poi hanno lasciato che la famiglia da Cuneo, dalle campagne piemontesi, sta in una casa nelle campagne di Bari, no? E quindi è stato tutto tolto, perché un libro ha anche la capacità della sintesi, come dicevi tu poc'anzi, però io volevo sapere, quindi quasi una settimana, no? Ho perso una settimana per mettermi nei panni di questa famiglia che viaggia da Cuneo a Bari. Cosa avrebbe mangiato, cosa avrebbe fatto, chi sarebbe salito sul treno, i controlli esistevano o le leggi razziali chiudevano? Tutte queste cose, no, particolari. Quindi il lavoro c'è stato e sono molto contenta che me lo dici, che ti arriva comunque questa idea, che c'è stato un grosso lavoro di ricerca per ridurre poi a una narrazione un po' anche semplificata, nel senso buono della parola, che uno legge un romanzo alla fine, non è un saggio di storia, ecco. Scusate, sono un po' impacciato come intervistatore, ho preso tantissimi appunti, perché è stato anche noi come musicisti di ricerca, musicisti sempre pronti all'accoglienza del nuovo, all'accoglienza e all'incontro.
il punto cruciale della storia è appunto l'accoglienza di una famiglia albanese nei confronti di una famiglia di ebrei. E l'unico motto forse che si sente è quello dell'ospite è sacro. In un intero romanzo in cui tutti parlano con attenzione, con una fluidità, in una lingua, come dire, molto, molto semplice, molto naturale, l'unico motto che esce imperioso è questo: l'ospite è sacro. Una cosa che appartiene alla nostra cultura, apparteneva ai latini, si ritrova nella Bibbia, appartiene a tutta la cultura mediterranea, possiamo dire. E tu hai visto, non solo nello studio, nella documentazione per questa storia, ma anche come osservatrice attenta a cavallo del mare Adriatico, hai visto se è davvero ancora adesso l'ospite sacro, come si è involuta questa idea? Intanto non c'è un paese dove io mi trovo, ma non parlo solo diciamo del territorio nazionale, solo in Italia, intanto è anche un luogo comune che ovunque vai ti dicono che guarda che noi l'ospite è sacro, quindi a volte io mi trovo anche in difficoltà quando racconto queste storie e scrivo di questi temi, tanto che io non parto per rendere merito né non parto dall'idea, spesso mi dicono ma tutte le tue storie ambientate nei Balcani, e dico che non ho ancora finito forse, cioè la passione balcanica come la chiamo io ancora molto viva è di riflesso e echeggia, dico la parola giusta, mi echeggia dentro, che non ce la faccio ancora uscire fuori e raccontare una storia totalmente italiana, e quindi non è per il luogo comune della parola data o della sacralità dell'ospite o di questa ospitalità che fu data agli ebrei durante la seconda guerra. Io parto a dire il vero, chi era Elisabeth Strout, mi sa, che diceva racconterai sempre la stessa storia, cambierai i luoghi, i personaggi, l'ambientazione, ma la tua storia è quella. In un certo senso è come se fosse anche questo romanzo, no? Le mie storie alla fine, l'identità, no? Lo spostamento, il viaggio dell'eroe, cioè tutti i quattro libri e anche il quinto che sto scrivendo, io parto sempre da una parola, arriva. C'è qualcuno che arriva in un altrove, no? Anche in questo romanzo c'è Rebecca, e il gioco di questo romanzo è ancora più bello perché io, come se avessi mostrato al lettore in primis Tirana ma anche il territorio albanese, il resto, attraverso gli occhi di una straniera, di una persona estranea, quindi è come se fosse trasformato quell'io narrante che io sono stata per anni e che vedevo le cose da dentro, a un certo punto spostato fuori, una voce proprio non indifferente, ma nel senso ho capito che questa Rebecca sono anch'io, cioè con lei che sono diventata dopo un'assenza di quasi 23-24 anni, no? Che sono tanti alla fine. E quando vado è come se vedessi tutto il cambiamento, tutto ciò che esiste in questo momento con gli occhi di una persona non straniera ma quasi estranea. E per il resto poi sì, tornando alla tua domanda, diciamo al succo del discorso, sì, la sacralità dell'ospite, i tempi sono cambiati, la modernità ha spazzato via tante cose e forse non si sente come prima, però io la sento, mi capita che ricevo, ma tanti italiani soprattutto, no? Chi fa un viaggio anche durante le vacanze ma anche culturale, mi capita spesso di incontrare gente che mi dicono che grazie a Rosso come una sposa ho deciso di fare un viaggio in Albania, è stato folgorante, mi dicono, e poi sono andata a scoprire tutto un altro mondo, e mi fa piacere, anche se io poi non è che scrivo, no, non parto, io avrei narrato ovunque come tu che suoni, no? Cioè, avresti suonato comunque anche in Tibet, ovunque, cioè, se devi suonare suoni.
anche io avrei scritto altre storie magari che non sono queste, che raccontano altri mondi diversi, lontani, vicini, però avrei scritto comunque, quindi non parto per mostrare, parto perché ho storie.